Nella chiesa parrocchiale di San Giacomo Maggiore si sono svolti i funerali del sacerdote diocesano Don Flavio Tosi, aveva 94 anni. Nativo di San Giovanni Lupatotto, Don Flavio è divenuto sacerdote nel 1952, vicario parrocchiale a Desenzano, Caprino e poi parroco di Rivoli, Arbizzano, Parona e infine di San Zeno in Montagna. Dopo la rinuncia è stato nominato collaboratore nella parrocchia di San Giacomo Maggiore in Borgo Roma Verona, ove nel pomeriggio di domenica 10 dicembre è defunto. Così si esprime il salmista nel Salmo 90. Gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti. Passano presto. Don Flavio ha superato anche il limite massimo degli 80. Ha superato persino i 90. Se non vado errato, è vissuto 94 anni, già suonati e portati bene. Si potrebbe dire una età invidiabile. Sì, però ad un certo punto ci si ferma. Che siano 90, che siano 100, ci si ferma. Per cui potremmo dire qual è il valore di una vita? La sua lunghezza? O la densità della vita impregnata di valori autentici? Mi verrebbe da dire qualche parola su Don Flavio che ho potuto conoscere in questi anni, di apprezzamento ovviamente, ma ne parlerà molto bene Don Severino alla fine della comunione. A me pare comunque che se c'è una caratteristica che lo determina sia proprio la carità. Per questo ho scelto come prima lettura l'inno alla carità di San Paolo, prima lettera ai Corinti, importantissimo, perché ci offre uno spaccato della vita cristiana. Il cristiano si distingue per la carità e tutto ciò che fa il cristiano lo fa in vista della carità fraterna. Anche la preghiera. Il cristiano non si specifica per la preghiera. La preghiera serve per aumentare in noi il senso della carità, cioè dell'amore di Dio in noi. Il cristiano non si specifica per la messa alla quale partecipa e ci vorrebbe altro, ma per la carità che riattinge ogni volta che partecipa alla messa, una carità che è eucaristica addirittura, ma è finalizzata la messa alla carità fraterna. Tutto ciò che caratterizza la vita normale di un cristiano è finalizzata a questo obiettivo, fare del proprio agire un agire divino, un agire eucaristico, un agire nella carità. E sicuramente Don Flavio ci ha dato questo esempio. Abbiamo sentito le caratteristiche della carità. Andrebbero passate in rassegna tutte e tutte le troveremo anche realizzate, almeno parzialmente, in Don Flavio. La carità, per esempio, è paziente. Viene detto qui magnanima, sarebbe longanime. Per saper sopportare oggi tutto ciò che aiuta a far vivere meglio oggi e il domani, in vista del domani. La carità è paziente. E in un tempo come il nostro, in cui la pazienza sembra essere smarrita, quanta tensione, cattiveria, senso di vendetta, sembra quasi
dominare una cultura della violenza, gli uni contro gli altri. Non è un bel vivere. Se si imparasse la legge di Paolo, la carità è paziente, come è paziente Dio, perché qui si tratta di un inno che riguarda la prospettiva della vita umana cristiana, ma prima di tutto rispecchia evidentemente l'agire di Dio in Cristo Gesù, la pazienza di Dio verso questa povera umanità. A noi verrebbe il senso dell'impazienza, dire: Signore, quando è che ti affacci su questo mondo ed è una grande lezione di purificazione, lascia qui soltanto i buoni, distruggi i cattivi. Oh Dio, speriamo di no, perché un po' di cattiveria me la trovo anche dentro di me. Chi di noi si salverebbe? Ricordate il Salmo 29:30, no? Se tu guardi le colpe, Signore, chi resisterà? Chi potrà cavarsela? Per fortuna Dio è paziente, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, tutto spera, tutto crede, tutto sopporta. La carità, ecco il nostro grande obiettivo. Impariamo dalla vita di Don Flavio, dal suo lungo ministero, l'amore vero. Certo, riconosciamo che forse ce l'aveva innato questo amore fraterno, ma è stato anche favorito, lo riconosco, dalla sua ispirazione al carisma proprio della carità. Focolarini, e vedo che qui ci sono preti, parecchi preti che hanno la stessa ispirazione, mi raccomando, date voi testimonianza di bella carità, come l'ha data Don Flavio. Allora anche l'ispirarsi al carisma è di aiuto, ecco, non è una contrapposizione all'essere presbiteri diocesani. E allora, Don Flavio, dove possiamo pensarlo? Ho scelto questo testo famoso del Vangelo di Luca: essere pronti, quando il Signore ci chiama, essere pronti, fino a tarda notte, fino all'alba. Ecco, Don Flavio è stato chiamato all'alba, più tardi non si poteva ancora, ma è stato preparato, si era preparato, aveva le carte in regola, o come mi disse una persona a me cara, ancora parecchi anni fa, ero ancora ragazzo, che ho incontrato in campagna, che stava potando le viti, e gli dissi: Mario, ma non ha paura di essere qui da solo? E se morisse? Ma io, mi ha risposto, sentite, ho sempre il passaporto pronto, bellissimo. Anche noi preti dobbiamo avere il passaporto pronto, senza timori, senza paure, con serenità. E poi la grande conclusione del Vangelo: arrivati là, arrivati cioè nella vita eterna, diciamo pure in paradiso, c'è la grande prospettiva che Gesù stesso, che abbiamo rappresentato qui in terra per l'amore suo, cioè nel riconoscere che lui era presente nelle persone, in tutte le persone, che noi abbiamo cercato di servire con amore, con il suo amore, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, quel Gesù si metterà a servirci. È vero che tutti abbiamo un po' di paura della morte, ma direi ognuno di noi è autorizzato a non pensare alla morte, ma pensiamo al dopo. Chi è che ci impedisce di pensare al dopo? Perché l'approdo ci sarà, La morte è il grande lancio nell'oltre. Per andare oltre bisogna passare dalla morte, inevitabilmente. E però quando siamo passati da quel strettoia, si apre quel banchetto del giorno eterno, l'escaton, in cui saremo serviti da Gesù stesso. Mettetevi a pranzo, mettetevi a tavola, io passerò
e vi servirò, pensate, Dio in Cristo che ci sarà servitore, ci servirà. È il paradiso. Cari confratelli numerosi, cari fratelli e sorelle qui presenti, abbiamo stimato, abbiamo amato Don Flavio, imitiamolo e pensiamolo già dove noi siamo attesi. 5 pensieri. Una invocazione della Chiesa in occasione delle passate rogazioni recita: a subitanea ed improvvisa morte liberanos Domine. Signore, liberaci da una morte improvvisa, non preparata. Don Flavio ha vissuto la sua preparazione all'incontro finale con il Signore dopo una lunga preparazione. Un secondo pensiero. Di Sant'Agostino abbiamo una riflessione sulla differenza fra il canto e il giubilo. Il giubilo è uno stato d'animo che non si esprime con un testo preciso, ma è come una continua espressione di gioia. Don Flavio era in questo stato. Lo si sentiva cantarellare quasi per sostenere il suo cammino verso la meta. Un terzo pensiero. A Don Flavio riconosciamo in molti e da molte comunità la sua arte del discernimento nel guidare le persone accostate nel sacramento della confessione o nella guida spirituale. Dove è vissuto, finanche dai primi anni di sacerdozio ad Esenzano, questo gli viene riconosciuto, questa arte del discernimento. Quarto pensiero. Io personalmente gli sono riconoscente per questo ultimo tratto della vita vissuto con lui. In questi 14 anni la nostra prima attenzione è stata quella di vivere nell'amore reciproco, secondo la parola di Gesù: dove due o più sono uniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Domenica 10 dicembre, giorno della morte, ricorreva anche il ricordo della Madonna di Loreto, come oggi quello della Madonna di Guadalupe. Conosciamo l'affidamento filiale di Don Flavio a Maria. Maria è figura della Chiesa che ci conduce a Gesù. Con lei ci proponiamo di vivere il Natale del Signore e il Natale dei fratelli, così la Chiesa chiama il giorno della morte. Brevemente ricordiamo le comunità incontrate nel suo ministero: da San Giovanni Lupatoto, Desenzano, Caprino, Rivoli, Arbizzano, Parona, San Zeno di Montagna e qui a San Giacomo. A lui era stata affidata una parola: coloro che gli sono fedeli vivranno sempre con lui nell'amore. Proclamare.